Buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione, quella della domenica sera. Tanto sport in questo telegiornale, tra l'altro il piatto forte è quello della pallacanestro con la partita fra Estra Pistoia e Olimpia Milano. Ci arriveremo fra poco. Ora andiamo in piazza Santo Spirito a Pistoia, dove si è svolta una iniziativa dedicata al cioccolato. Ieri sera c'era una tavoletta di cioccolato da record. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Il sogno che diventa realtà, come nel film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, una tavoletta di puro cacao fondente lunga 15 metri per la gioia dei tanti bambini accorsi in piazza dello Spirito Santo di Pistoia in occasione di Choco Moment. Ciao, come ti chiami? Alice. Alice, senti, mi hanno detto che a te la cioccolata non piace, è vero? No, non è vero. Di cosa pensi di questa barretta di cioccolato così lunga? Che me la mangerei tutta. Tu come ti chiami? Leonardo. Leonardo, senti, ho sentito dire che a te la cioccolata non piace, è vero? Mi garba. Ti garba? Senti, ma la mangi tutta questa tavoletta così lunga? Non tanto, però un pochino. Da 1 a 10 quanto ti piace? 10. 10, quindi questa cioccolata te la mangeresti tutta? Sì. 3 giorni dedicati al cioccolato artigianale con stand sempre aperti tra deliziose praline, tavolette al latte, fondente e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato e tantissime altre proposte. È un prodotto trasversale, poi il nostro che abbiamo presentato qui in piazza è rigorosamente artigianale, è lavorato nei nostri laboratori durante la settimana e presentato nel fine settimana nella piazza, quindi è proprio una chicca, ecco, che il pubblico pistoiese ci ha ripagato con tanto affetto, con tanta come si può dire, felicità, perché veramente abbiamo trovato persone felici di trovarci e di avere a disposizione del buon cioccolato da mangiare. La tavoletta da record, con tanto di personalizzazione con i nomi dei bimbi presenti, ha avuto anche un fine benefico. Infatti la degustazione ad offerta libera era rivolta a raccogliere i fondi per il viaggio a Santiago de Compostela dei ragazzi del gruppo scout Pistoia 4. Vorremmo farlo questo agosto e niente, stiamo spingendo oltre ogni nostro limite e speriamo che vada bene. Ecco, questa giornata è stata divertente, emozionante e siamo impegnati molto, ecco. Tanti eventi in questo fine settimana a Pistoia e anche in provincia, molti legati al carnevale, poi ci torneremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Ora invece andiamo in Piazza Duomo, sempre a Pistoia, dove stamani è arrivata la ciclo storica Firenze-Pistoia. Facce, bici e costumi d'altri tempi per la cicloturistica Firenze-Pistoia, partita dal capoluogo toscano, Parco delle Cascine, arrivata dopo 33 km nella città di Giano, in Piazza Duomo. Si tratta della rievocazione della prima gara ciclistica su strada disputata in Italia. L'anno era il 1870, una delle prime al mondo. Proprio per questo si è cercato di rigenerare quell'epica giornata con 19 cicloamatori che hanno impersonato i 19 audaci della prima avventura. Tutti con bici e abbigliamento d'epoca, secondo quanto previsto dal regolamento di gara. Se siamo qui oggi è grazie a quel 1870 della prima gara ciclistica. Assolutamente, queste rievocazioni sono belle, bisogna dire grazie a chi trova la volontà, il coraggio di rimettersi a organizzare un evento che ricorda gli inizi, ricorda la storia, ricorda da dove si è partiti, e se oggi il ciclismo è ancora così popolare è grazie davvero ai nostri pionieri che tanti anni fa, con condizioni molto diverse da quelle di oggi, però si buttavano su queste strade sterrate con un abbigliamento che non è sicuramente quello di oggi, e è bello vedere anche chi oggi fa questa pedalata. Questa edizione, ben organizzata da un pool di associazioni, è stata inserita tra gli eventi collaterali che precederanno la partenza del Tour de France 2024 da Firenze nel mese di giugno. All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, come ospiti, il presidente della regione Eugenio Giani e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
anche uno scenario come questo per i bambini, per potersi cimentare nel ciclismo, non è una cosa da sottovalutare, e si abbina anche la promozione del territorio, perché magari qualcuno neanche c'era mai stato in Piazza Duomo, al ciclismo. Sì, riteniamo che questa corsa possa essere, per la sua rivocazione storica, anche un motore del turismo, anche un motore attrattivo, e soprattutto quel tipo di turismo che vogliamo, non quello di massa, non quelli con le bandierine, con gli autobus che scendono pochi minuti e vanno via, ma un turismo curioso, magari un cicloturismo che arriva qua, si gode la piazza, vive le stesse atmosfere che vivono i pistoiesi, poi magari passa parola e invita altri amici a venire a Pistoia. Non si vedeva un granché, ma nella 500 che ha lasciato Piazza Duomo c'era sia il sindaco Tomasi che il presidente della regione Giani. In merito alla crisi dell'amministrazione comunale di Abetone Cutigliano è intervenuto il sindaco Marcello Dante con parole in video e scritte molto dure nei confronti degli ormai ex alleati. La nostra proposta di accettare Andreino Tonarelli come assessore al posto di Maurizio Petrucci, ma senza le dimissioni dal consiglio di Gabriele Bacci, che sarebbe rimasto solo come esterno ma senza voto in consiglio, ha scritto Dante, non è stata giudicata sufficiente perché due, puntando il dito contro due persone della maggioranza, volevano tassativamente le dimissioni di Gabriele, che non abbiamo accettato. Evidentemente, ha aggiunto il primo cittadino, lo scopo era quello di mettermi in minoranza in consiglio, perché altrimenti non c'è nessun motivo per far entrare Alessandro Lioni al posto di Gabriele Bacci. Quindi si va a casa, ma la gente deve sapere il perché. Queste le riflessioni di oggi, ci torneremo domani con un pochino di più di calma. Ora andiamo alla Misericordia di Pistoia, dove sono stati formati nei giorni scorsi nuovi autisti per la guida di mezzi per le emergenze e l'urgenza. Scattare o a destra o a sinistra, secondo dove vedete la luce accesa. Un giorno d'esami per la Misericordia di Pistoia e il suo gruppo formazione guida sicura. Il gruppo è stato impegnato con le prove per abilitazione alla guida per soccorritori autisti, come richiesto dalla nuova legge regionale. Queste sono le persone che stanno terminando il percorso emergenze, quindi da domani inizieranno effettivamente a guidare l'ambulanza per le emergenze territoriali. Hanno fatto i primi 10 di stamattina, hanno già terminato. Ora ce ne sono altri 12 che hanno terminato la parte teorica e poi inizieranno la parte pratica. Abbiamo iniziato a fine ottobre e l'abbiamo portato fino alla fine di novembre. Hanno fatto 6 lezioni da 2 ore serali, poi hanno proseguito con delle prove pratiche con noi formatori, e oggi invece finiscono la loro formazione con l'esame del percorso emergenza. La formazione con oggi si conclude, poi l'attestato sarà una consegna unita a tutti gli altri corsi che stiamo facendo. L'esame del modulo emergenza si è svolto su un percorso con 7 esercizi per valutare la capacità dei singoli volontari di condurre in sicurezza un'ambulanza di questa tipologia. Noi cerchiamo di fare questo percorso cercando di mostrare le manovre dove ci possiamo trovare in difficoltà, come magari in una curva dove ci possono essere nelle strade strette macchine più parcheggiate da una parte, tu devi fare una manovra a tornare indietro, bisogna stare attenti comunque a non prendere le macchine, può essere di buio è anche più pericoloso comunque, perché non vedi molto bene, quindi saper usare le tecniche è un attimino una cosa molto importante. Per me ha molto aiutato, ecco, nel senso anche a livello, guido la mia macchina, ho notato che mi trovo bene con le tecniche che ho imparato qui e sull'ambulanza, sì. Andiamo in Val di Nievole. Ponte Buggianese è l'unico comune della provincia di Pistoia ad aver aderito all'iniziativa Anno delle Radici Italiane. Il 2024 è stato dichiarato l'anno del turismo delle radici, ovvero quel tipo di turismo per cui gli italiani emigrati nel mondo e i loro discendenti, circa 60 milioni di persone, tornano a visitare e a vivere i luoghi dei loro antenati. Sono 4 le tipologie dell'italiano turista delle radici: il nostalgico, un migrante di prima generazione che ha un legame con l'Italia strettissimo, parla italiano e si sente italiano all'estero. C'è poi l'ambassador, che viene spesso in Italia per motivi lavorativi, si sente italiano. La
terza tipologia è l'italiano di seconda generazione, che non si definisce solo italiano ma italo-americano, italo-argentino, brasiliano, eccetera. Infine c'è il curioso, il giovane italiano nato all'estero che vuole vivere l'Italian style e desidera venire in Italia per fare esperienze non necessariamente legate alla volontà di riscoprire le proprie radici. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel 2023 ha lanciato un'informativa ai comuni di adesione alle iniziative di promozione organizzate per il 2024, anno delle radici italiane. Le amministrazioni locali potranno organizzare eventi e attività di interesse per gli italiani all'estero e per gli italo-discendenti originari del loro territorio, nonché individuare strutture adibite all'accoglienza e soggetti disposti ad aderire al programma di scontistica in favore dei turisti delle radici. Ponte Buggianese è stato l'unico comune della provincia di Pistoia ad aderire all'iniziativa. Di ritorno dalla Farnesina abbiamo incontrato il sindaco Nicola Tesi. Ieri è stato un incontro che è stato proficuo perché abbiamo potuto ascoltare anche le esperienze di altri territori e quindi trarre spunti per future manifestazioni ed attività che vogliamo e possiamo realizzare a Ponte Buggianese. È un progetto che al momento non ha fonti di finanziamento. Il ministro Tajani ha detto che guarderà se riesce con i fondi complementari al PNRR o con una sua redistribuzione ad avere delle risorse da destinare ai comuni. Ponte Buggianese potrebbe contare su circa 500 persone residenti all'estero originarie del comune per un ritorno turistico di circa 1500 persone. Il clero pistoiese è stato convocato dal vescovo a Villa Rospigliosi sulle colline di Pistoia per un ritiro e un confronto spirituale. Ci troviamo a Pistoia, a Villa Rospigliosi, dove il clero di Pistoia è stato radunato dal vescovo per un ritiro spirituale da lui appunto condotto. Abbiamo rivolto alcune domande a Sua Eccellenza Monsignor Fausto Tardelli. Ecco, ascoltiamo quello che ci ha detto. Siamo stati chiamati come ministri del Signore a seguire il Signore e a vivere dando testimonianza del suo amore, ma questa cosa dobbiamo sentirla ogni giorno, dobbiamo viverla ogni giorno, dobbiamo farla risuonare dentro di noi. Il giubileo che vivremo nel 2025 non è, non può essere un evento fatto di cose, di iniziative, ma deve essere un momento di ricarica spirituale di tutta la Chiesa. E questo è il senso del giubileo. E allora non c'è cosa migliore che entrare nel clima già del giubileo, e per far questo occorre appunto la preghiera, occorre mettersi davanti al Signore proprio esplicitamente e ascoltare la sua voce, perché se il Signore non costruisce la città, dice il Salmo, invano faticano i costruttori. L'Olimpia Milano espugna il Palacarrara per 72-78, una gran bella sfida di fronte a 3.835 spettatori. Palacarrara sold out per questa gara che ha visto Pistoia partire molto forte e chiudere il primo quarto per 24-21. Poi c'è stato un momento di impasse, 10-0 di parziale per Milano, che ha chiuso con un parziale di 9-20 il secondo quarto, andando a riposo più 8. Poi è stata brava Pistoia a tornare in partita grazie ai suoi americani. 56-53 per Pistoia a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. A quel punto un altro blackout, un altro passaggio a vuoto, 11-0 nuovamente di Milano che è tornato avanti. Pistoia ha cercato di continuare a giocarsela, c'era riuscita poi un paio di bei canestri di Hall e un paio di triple di Shields veramente da fuori classe allo scadere, entrambe sulla sirena, hanno regalato questa vittoria a Milano. Comunque una gran bella Pistoia, un Jordan Varnado che finalmente è tornato ai suoi livelli dopo l'infortunio. Alla fine sono 21 per Charlie Moore, 20 proprio per Varnado, 17 per Peyton Willis, miglior marcatore di Milano Shevon Shields con 17 punti. Milano che arriva alla quinta vittoria consecutiva. Adesso la sfida, la doppia sfida la prossima settimana, domenica in campionato contro Venezia e poi nuovamente con i Lagunari il 14 febbraio per i quarti di finale delle Final Eight. Penso che abbiamo fatto una partita di buon livello, vincendo su un campo difficile contro una squadra
che sta giocando una bellissima stagione. Un dato importante per me sono i 42 tiri da due. Abbiamo tirato tanto da due, attaccando il ferro e attaccando l'area, e questa è una cosa che dobbiamo fare con più costanza. I ragazzi sono stati bravi. A un certo punto ci ho sperato, pensavo che riuscissimo a far girare l'inerzia, invece non ce l'abbiamo fatta. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto una prestazione di attenzione, secondo me una prestazione difensiva di alto livello contro non c'è bisogno di dire niente. Chi invece è difficile da recuperare è la Pistoiese, perché con oggi è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, battuta dalla San Maurese in casa. Ce ne parla Giada Benesperi. Un'altra sconfitta per la Pistoiese, la sesta consecutiva. Questa volta a superare gli arancioni è stata la San Maurese, che ha vinto al Marcello Melani per 2-0 con un gol per tempo, condannando la squadra di Mister Parigi alla zona play-out. E pensare che la partita era iniziata sui binari giusti per la Pistoiese, protagonista in diverse occasioni, andando più volte vicina al vantaggio. Pochi secondi e il tiro cross di Ielo costringe Ravioli a spedire in angolo. Un minuto dopo i padroni di casa protestano per un presunto fallo di rigore, il fallo di mano di Bolognesi, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Sempre più propositiva la Pistoiese, che con Mendolia trova la traversa. Al decimo Ielo ci prova direttamente su calcio di punizione, palla fuori di poco. Arancioni sempre in avanti, questa volta con Panicucci, solo a pochi metri dalla porta, la sua conclusione si infrange sulla traversa. Si resta sullo 0-0. Mentre sul fronte opposto gli ospiti provano a reagire a questi primi sussulti arancioni e riescono a confezionare buone azioni andando vicino al gol. Rete che arriva al 36esimo con Montesi. Campagna serve Montesi in aria e il numero 7 con un forte centrale destro batte Gambassi. 1-0 per la San Maurese. Calano i ritmi nella ripresa. Nonostante i vari cambi di Mister Parigi, la Pistoiese appare meno brillante, più imprecisa e prevedibile, mentre sfrutta ogni spazio concesso la San Maurese, che al 60esimo raddoppia. Cross di Scalini, Maltoni di testa colpisce prima il palo, poi la palla entra per il 2-0. Accusa la Pistoiese, anche se c'è una timida reazione, ci prova sporadicamente. Fiaschi più pericoloso, Ravioli mette in angolo. Poi Mendolia chiama ancora in causa l'estremo difensore ospite. Sul finale la San Maurese sfiora anche il terzo gol, la sfida si chiude con gli ospiti sempre in avanti con due legni colpiti. La Pistoiese resta ferma a 27 punti in classifica, in piena zona rossa. Fra poco sentiremo anche l'allenatore degli arancioni. Per quanto riguarda l'altra squadra di Serie D della nostra provincia, è andata male la trasferta per l'Aglianese, battuta sul campo del Sant'Angelo Lodigiani per 3-1 dopo 4 vittorie consecutive. L'Aglianese ha subito quindi un brusco stop. La formazione Mister Baiano ha subito 2 reti, Mariani e Lenzi. E l'Anzi, scusate, nel primo tempo non ha saputo reagire, tra l'altro nell'intervallo è stato espulso anche Remedi. Sul finale di gara poi sono arrivati altri 2 gol di Uggè per i padroni di casa per il 3-0, di Delle Donne per i neroverdi. L'Aglianese resta comunque in una zona tranquilla della classifica. In eccellenza, visto che stiamo parlando di calcio, la Val di Nievole Montecatini ha battuto il Castel Fiorentino per 2-0, siamo alla 20ª giornata, vediamo tra l'altro le 2 reti, ci ha passato il nostro inviato Stefano Incerpi, 2-0 che valgono 3 punti d'oro per i termali, che hanno battuto il Fanneo di Coda riaccendendo le speranze di una salvezza diretta, ora a meno 3. Il successo è arrivato grazie ai gol di Gerz Bibai, che avete visto un attimo fa, e al gol di Torracchi a 2 minuti dal termine, ed è questo quando è risultato lui più svelto a risolvere una mischia che si era formata nell'area piccola. Per la cronaca, l'ultima vittoria dei termali risaliva all'ultima domenica di ottobre, quindi diversi mesi fa. In quell'occasione venne battuto il Camaiore per 5-1. Buon punto per il Ponte Buggianese sul campo dello Zenit Prato, per i pontigiani che così puntellano la propria posizione di metà classifica al riparo da brutte sorprese. Per quanto riguarda il basket di Serie B nazionale,
La Gemma ieri sera è stata battuta dall'Issone Brianza per 87-86, il finale punto a punto ha premiato la formazione lombarda nei confronti di una Gemma che non meritava la sconfitta, però purtroppo questa è arrivata. I termali restano comunque al quarto posto. Per quanto riguarda la Fabo Aerons, il punteggio dice tutto, si sono giocati solo i primi 10 minuti, tra l'altro il primo parziale era di +1 per i laziali, poi i rossoblù di coach Barzotti hanno preso il largo asfaltando letteralmente gli avversari, miglior marcatore Radunic con 23 punti con altri 5 compagni in doppia cifra. Con questa vittoria gli Aerons tornano al primo posto della classifica, sia pure in compagnia della coppia livornese Libertas e PL. Decima vittoria consecutiva per una sempre più sorprendente Nico Pontebugianese nel campionato di Serie B, sempre di pallacanestro. Sabato sera la formazione coach Rastelli ha battuto, sia pur con molta difficoltà, la Baloncesto Firenze per 67-62 contro l'ultima della classe, le Valdinevoline. Tre falli tecnici, un fallo antisportivo, quindi abbastanza nervose, hanno disputato una brutta partita, ma alla fine sono riusciti a portarla a casa. Con questo successo Nerine e compagni si trovano al secondo posto della classifica, terze se si considera lo scontro diretto insieme a Lucca. Da segnalare i 22 punti di Pini, i 16 di Salvestrini e Simona Gigliotos. Torniamo al calcio e agli arancioni con il dopogara sempre curato dalla nostra Giada Benesperi. Mister, siamo a commentare la sesta sconfitta consecutiva, la zona playout inizia a preoccupare in quanto alla partita, una Pistoiese che ha retto molto bene la prima mezz'ora, ha giocato bene, si è procurata diverse occasioni anche per andare in vantaggio, poi nella ripresa ci si aspettava una Pistoiese diversa, è salita la San Maurese che poi di fatto ha legittimato la vittoria. Sì, siamo partiti forti, abbiamo creato due barra tre occasioni, non siamo riusciti a fare gol e purtroppo poi nella ripresa non abbiamo ancora la forza per reggere i 90 minuti e niente, alla fine San Maurese il secondo tempo ha meritato, peccato non essere passati in vantaggio, forse potrebbe essere un'altra partita perché le occasioni abbiamo avute. Questa forza come la intende di questa Pistoiese? Fisica, di preparazione o anche mentale o di gioco? Una parte fisica e una parte mentale, purtroppo siamo un gruppo appena nato, come abbiamo detto, di tanti giocatori nuovi e quindi ci sono dei perché, dobbiamo lavorare su quello. Questa sconfitta a cosa si salva? Si salva la prestazione della prima mezz'ora, la voglia dei ragazzi di provare a vincere, le occasioni create nel primo tempo, in cui secondo me meritavamo nettamente il vantaggio, dobbiamo solo lavorare su quello. Purtroppo abbiamo dei problemi in fase difensiva e subiamo. Anche oggi qualche errore di troppo, qualche ingenuità? Sì, innegabile. Purtroppo sì, cercheremo di trovare delle soluzioni il prima possibile. Però purtroppo siamo questi. Adesso ci sarà una pausa, può servire la Pistoiese in questo momento? Sicuramente può servire per lavorare almeno a livello fisico. Forse serviva rigiocare subito a livello di rabbia, però sicuramente a livello fisico sì.